Buonasera dal Millennium e benvenuti alla quarta giornata di Winter Cup. Si affrontano Fughesi e Cape Fresche. Calcio di punizione sul quale va Miraglia. Pallone scodellato di Bernardo che controlla e calcia. Pallone che termina sul fondo. Prima occasione per i Fughesi subito con De Bernardo. Attenzione a questo calcio di punizione con Chianese sul pallone, da lì solitamente ci prova. Chianese infatti lo fa, pallone che però termina alto sul fondo senza impensierire Briganti. Pallone troppo lungo per Merolla, quindi Pisani. Sbaglia tutto Pisani regalando il pallone a Yarzabal che poi calcia ed è ottima la parata di Albanese. Prima vera occasione del match. Pallone. Non c'è fallo su Lannino, attenzione a questo 3 contro 3. Yarzabal che allarga bene per D'Amore in area di rigore. Ancora De Bernardo, incredibile l'errore di De Bernardo qui che ha calciato troppo debole. Ha regalato il pallone ad Albanese. Punizione alla tre quarti, il solito Chianese sul pallone, il suo destro che questa volta termina molto più vicino allo specchio rispetto a quanto fatto prima, ma comunque sul fondo. Calcio d'angolo, sono salite tutte le torri dei Fughesi, pallone in mezzo per Minucci che colpisce con il destro, ma il pallone termina alto. Calcio d'angolo affidato al destro di D'Amore che va morbido in mezzo. Pisani va lontana, quindi Oyarzabal che calcia dal limite e la tiene in due tempi Albanese. Ancora D'Amore dalla bandierina, pallone per De Fazio che da ottima posizione spreca colpendo male di testa, pallone sul fuoco. Chianese in avanti, Mastroianni che fa ancora la sponda per Chianese che calcia e Briganti che la tiene in due tempi. Quando termina anche la prima frazione di gioco 0-0 tra Fughesi e Cape Fresche in un primo tempo poco emozionante con le difese che hanno avuto vita facile contro gli attacchi poco mobili da parte di tutte e due le squadre. Centralmente Miraglia va ancora da De Bernardo, chiuso da Chianese, quindi Merolla con una mano Chianese, ma il pallone arriva a De Bernardo che calcia e non trova lo specchio. Buona conclusione a volo di Giovanni De Bernardo, prima occasione della ripresa. Poi parte palla al piede. Chianese per De Martino, il suo colpo di tacco per Pisano, ancora per Chianese che calcia e trova la rete con la complicità di Briganti. Le Cape Fresche la sbloccano con il loro uomo migliore, Andrea Chianese. De Bernardo prova a girarsi, ancora De Bernardo, zona tiro, ci prova e non trova lo specchio per poco. Giovanni De Bernardo, una bellissima conclusione dalla distanza. Miraglia che mette in mezzo. Il solito De Fazio a saltare, ma ancora impreciso, pallone che termina sul fondo. Miraglia con le mani, quindi Merolla, Pisani che ha recuperato, Chianese che fa la sponda, Pisani che calcia, pallone che termina sul fondo, ancora un'ottima combinazione tra Chianese e Pisani per Briganti che va al rinvio con le mani, Lannino perfetto in anticipo, trova Mastroianni che calcia di prima e non trova lo specchio, occasione improvvisa per le Cape Fresche. Tana, De Fazio vince il rimpallo, ma pallone che viene recuperato dalle Cape Fresche. Attenzione, 3 contro 1. Il tiro di De Martino che termina sul fondo. Ha sprecato un'occasione clamorosa questa volta. Briganti, il suo rinvio. Pisani di testa. Chianese che ci può provare anche Chianese. Pallone che termina sul fondo. Ho visto il portiere fuori dai pali. Chianese ci ha provato da centrocampo, ma non ha trovato lo specchio. Calcio d'angolo con Merolla che la mette per De Fazio, è sempre il difensore centrale più pericoloso dei Fughesi, pallone che però termina ancora una volta ancora Chianese a superare Minucci, poi pallone centrale, scambio bello con Bernardini e poi il pallonetto addirittura provato da Chianese che non chiude il match, pallone che termina ancora fuori, che recupera, attenzione Yarzabal, punta Lannino, poi si ferma. Pallone ancora messo in avanti e Pisani che chiude bene quando termina la partita. Cape Fresche che vincono 1-0 contro i Fughesi grazie alla rete di Andrea Chianese in un match sicuramente poco spettacolare. Buonasera dal Millennium, si è appena conclusa la partita tra Cape Fresche e Fughesi, 1-0 per le Cape Fresche. Siamo con Ruoppo e Lannino. Iniziamo da Ruoppo. Antonio, un primo tempo brutto da parte di entrambe le squadre nel quale sei stato il grande protagonista impedendo a De Bernardo di arrivare quasi sempre sul pallone. Possiamo dire che oggi però è mancato il reparto offensivo.
La partita è stata un po' dura a centrocampo, loro fisicamente stavano meglio, però noi purtroppo giochiamo un voto a centrocampo, l'assenza di De Biase si fa sentire, però a dire la verità non ci possiamo lamentare perché la squadra ha reagito bene e anche la difesa penso che stasera sia stato il reparto più in forma della partita.